numero 999 l'ho scelto io dal consorzio perché in dialetto qua nuovo vuol dire nuovo e vuol dire 9. Tutti 9, tutto nuovo e c'è tutto nuovo anche la struttura. Questo è il caseificio del parco, nato dalla fusione, diciamo così, dall'aggregazione di altre 4 latterie con l'idea di tutelare il territorio, diciamo, per dare la possibilità a queste aziende di mantenere vivo un territorio che altrimenti sarebbe stato abbandonato. L'abbiamo denominato caseificio del parco perché è una zona limitrofa al parco, è l'unica dentro un comune del parco nazionale, alcune aziende agricole hanno terreni anche all'interno del parco nazionale, allora abbiamo voluto dare un'immagine di genuinità di prodotto di un territorio tutelato da il parco nazionale. Tutte le aziende che vengono qua applicano il biologico a casa loro, perciò non usano, non, in tutto il territorio non viene usato con chimici o quant'altro, però è chiaro che questo comporta delle cose, degli handicap che quando abbiamo fatto uno sfalcio di fieno qua abbiamo finito. In montagna si hanno alcune difficoltà, quando c'è la neve soprattutto, tutti i giorni è una cosa diversa, tutti i giorni cambia. Il latte è una materia prima viva e non è mai la stessa cosa, ecco, quindi c'è sempre da imparare, c'è sempre da capire quali sono le varie cambiamenti che ha in atto la materia prima, ecco, quindi è un mestiere che ti stimola da solo. Sono il casaro del caseificio del parco da 4 anni e io sono nato da una famiglia di casari all'interno di un caseificio e quindi diciamo che non mi riuscivo ad immaginare di poter lavorare in un posto diverso che non sia il casello, ecco. Ho investito tutta la mia vita in questo territorio, ora ho mio figlio che lavora anche lui in azienda e vorrei che rimanesse vivibile con i servizi, con le scuole e con tutto quanto. Solo se riusciamo a creare economia e dare la possibilità a chi ha le aziende di poter sopravvivere, di poter coprire i costi che affronta su questo territorio, tutte le difficoltà che ne competono.